riprendiamo. Matteina. Vuoi assaggiare Che un po'? comunque una mexicana. Non della circolazione, non va direttamente al cuore, ma va più al cervello, quindi come comprendi, cioè, sei un po' più sveglio. Vuoi assaggiare? È amaro. Tanto ormai è lavato, cioè io l'ho già. E non è caldo, per cui va bene la prima volta. Solo è amarissimo. No, io il caffè mi dà un po' fastidio, uno forse al giorno, ma neanche. Sì. Devo comprare, infatti stavo dicendo, io sono feticista per tutti questi video, anche le cose di cucina, queste cose Sì, particolari. sì. Di dove sei? Di Francia? Parigi. Parigi. Però sono 20 anni che sto Sì, si sente un accento tipico. qui. Un accento locale. Tu dove risiedi Io invece? risiedo tra l'Argentina e l'Umbria, Ah, tra il centro dell'Argentina e il centro d'Italia. Una sei cresciuta in residenza. Argentina No, o no, 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 no? io sono italica, ma il mio Argentina di compagno adozione. è argentino, sì. E poi da tanti anni vado in Argentina perché ho iniziato a lavorare con i seed saver australiani, e seed saver per i semi, eccetera, e quindi sono andata là la prima volta era. La mia figlia ha 12 anni. Ah, la prima volta era 14 anni, 15 anni fa, per cui mi sono affezionata in realtà al Messico, all'Ecuador, però c'era anche di mezzo l'Argentina, quindi. Parlavi già spagnolo? Hai imparato? Ho fatto liceo linguistico, diciamo che la grammatica la sapevo molto bene, anche avevo letto tantissimo, però no, parlare no, ma se conosci la grammatica, conosci. No, adesso lo Qua so, italiano bene o adesso male, bene. insomma. Sì. Mi sembra che. La Sono anche un pausa è segno pugliese, è una d'acqua. pausa pugliese. Un altro motivo per venire qua, sono anche un segno d'acqua, Com'è? Scorpione, per cui Ah, un segno fantastico. d'acqua. Sei Io ho quindi in conosciuto un'altra novembre? No, in scorpione l'anno scorso, novembre. sì, la Che settimana giorno? scorsa, 19. Diciamo. Ho conosciuto un'altra scorpione del 13, ci siamo fatte delle nuotate insieme, proprio No, l'acqua è meravigliosa. Io sono di terra e aria, però l'acqua mi affascina. E che fa, mio? Fatevi vedere motivati. Coltivati. No, no! A permacultura è peggio, aiuto, no! Io cercherò di lavorare meno con le immagini possibili, perché già di immagini ne abbiamo esageratamente. Però mi sa che domani pomeriggio voi potete dormire dopo mangiato, che è perfetto per dormire, si spengono le luci, così io vi faccio vedere un sacco di slides, che sì. E voi dormite tranquilli, almeno passiamo quest'altra. La mattina no. Allora, riniziamo. Finora che cosa vi ha portato questo discorso? A pensare a cosa? No, è venuto in mente delle curiosità oppure delle cose di porca miseria, ma quello succedeva così, Madonna. A me è la danza totalmente, cioè, sto a fare tutto il mio viaggio proprio, ciao, È l'acqua danza. Certo, portando memoria, se non ci fosse danza non ci sarebbe la memoria. Pensa a te. Sì, assolutamente. E se tu guardi i movimenti dei fluidi, sia linfatici che sanguigni, ma anche di altri fluidi, è una danza. Ma guarda, c'è questo, vabbè, dovrei raccontare, non voglio rompere Stasera no, andiamo fuori a c'è mangiare, dai. tantissimo. Un bicchieretto di vino alle 7. No, ma c'è tutta una pratica che non solo la danza in generale, ma questa roba qui la richiama Sì, totalmente. pensa che durante i corsi di permacultura a casa nostra, a Zebra, cioè siamo in 10, 15, chiamiamoci docenti, in realtà
insomma siamo tutti docenti e non, indecenti li chiamiamo. E c'è questa amica che è una insegnante di danza moderna e quando io parlo dell'acqua, è stato due volte l'abbiamo fatto, io parlavo dell'acqua 20 minuti e lei e faceva alzare tutti, faceva fare un movimento e poi dopo altri 20 minuti, abbiamo fatto due così, la gente non voleva smettere perché era un continuamente fare l'esperienza del movimento e capire che porca miseria ci stiamo dentro totalmente. Bellissimo è stato. Infatti adesso quest'anno viene di nuovo, ma brava, molto brava. Allora, altre cose oltre alla danza? I più pragmatici? No, che cosa è venuto fuori finora? Io sto andando lenta, non fosse altro, prima perché abbiamo un sacco di tempo e va bene, ma anche perché secondo me ognuno di questi temi richiama tantissimi altri temi, quindi ci continuiamo a tornare. Però se noi veramente riusciamo a entrare in questo mondo dell'acqua prima della progettazione del giardino, del terrazzo, della casa, è veramente un guadagno enorme di comprensione, no? Sì, è quello di cui c'è, cioè, il fatto che l'acqua abbia questa capacità di guardate le nuvole, no? Le nuvole sono lì e iniziano a accumulare energia. È un'energia superiore a quella di una bomba atomica, perché quando viene giù un fulmine, quella tutta l'energia che hanno accumulato di calore, no? Di calore latente, impressionante. Perché scusi, lei è arrivata in ritardo, non so se si usa così in Francia, però... Allora, l'acqua ha capacità di normale, come qualsiasi materiale, di accumulare calore, nel senso che tu te ne rendi conto perché aumentano i gradi calorici, ma a un certo punto l'acqua, attorno ai 37 gradi, che guarda caso è dove avvengono la maggior parte delle reazioni biochimiche, quindi ovviamente la vita si è adattata a questo 37 gradi e non l'inverso, qui la gallina e le uova sono ben chiare, e prima viene l'acqua, non c'è proprio dubbio, poi veniamo noi alla fine, e a un certo punto sui 37 gradi continua a accumulare calore, ma non è percepibile attraverso la temperatura. E infatti non accumula calore in temperatura, ma accumula calore riversandolo nella energia cinetica. Cioè le molecole iniziano a muoversi, ok? E questo movimento non è percepibile da noi da fuori, però quando tu lo riacquisti, questa energia, ovviamente te ne rendi conto. Cioè due contenitori d'acqua a 37 gradi, uno è stato più a contatto col calore, l'altro meno, questo avrà molto più energia, anche se non è livellabile. Disastro, guarda. Allora, quindi questo fatto, come hai detto, scusa? Hai detto una cosa? Sì, so dire, la teoria corpuscolare delle particelle, diciamo, che a livello microscopico l'energia... No, ma questo è anche macroscopico, Voglio dire, sono molecole d'acqua, non sono all'interno dell'acqua, non stiamo parlando del microscopio, no, stiamo parlando del macro, cioè tu le vedi muoversi. Sì, uh-huh. Però se tu iniziamo a parlare a livello molecolare. Sì, proprio visibile poi, insomma, aspetto fotografico. Comunque per la maggior parte di cose che andremo a dire basta solo uno spettrofotometro e tutto è abbastanza rilevabile, quindi non è che sia proprio difficile. Quindi l'energia può accumulare e trasportare. What's up? Io volevo sapere più precisamente cosa succede per essere. Cioè, sì. Per in qualche modo l'acqua poi arriverà a terra, però ci mette di più, diciamo, a quel grado lì è un salto quantico. Cioè ci mette, se prima non so prende un grado di minuto, invece
tra il 37° e il 31° ci metti 5 minuti. Così. Sì, praticamente sì, però ho accumulato molta più energia, non ho accumulato un grado di energia. Se la caloria noi l'andiamo a calcolare, non puoi più calcolarla attraverso la temperatura. Cioè, avviene questo. Allora, abbiamo detto che non è liquida l'acqua, è un solido in un liquido, sono cristalli in un liquido. Questi cristalli, lei con la singola molecola, crea con altre molecole simili a lei o dei pentagoni o degli esagoni. Questi esagoni e pentagoni però si continuano a muovere e a scambiarsi, no? Uno da una parte e uno dall'altra. Come se noi... possiamo fare il gioco di prima, invece che, cioè, consideriamo due persone, poi a un certo punto del gioco cambiamo persone senza dire niente a nessuno, ok? E quindi ovviamente questo è infinito il gioco, non si ferma mai. Allora, che succede? Che loro sempre si muovono, ovviamente ad una velocità relativa se la temperatura sarebbe più bassa. Quando la temperatura sale, aumenta il calore, ok? Quando arriva a 37 gradi, invece di aumentare il calore, aumenta il movimento è sempre più alto, fino a che accumula, cioè non c'è più e inizia ad aumentare. Quindi questo 37 gradi è superlativo per la biochimica, perché ovviamente si è piazzata là. Cioè aumenta il volume dell'acqua? Quello dopo l'evaporazione aumenta il volume, espande quando inizia a evaporare. Rimane, allora, finché è liquida ha lo stesso volume. Sì, scusami, e se espande un minimo, ovviamente. Se tu hai un contenitore d'acqua espandibile, lo metti al sole e vedi che con la temperatura si espande, ok? Però la grande espansione c'è là quando passa a uno stadio di vapore. Quindi aumenta la temperatura. Quindi aumenta la temperatura, certo, perché dopo 37 si ferma, ok, aumenta il movimento, poi a un certo punto accumula ancora di più e lì inizia a risalire la temperatura, quindi va verso 40, 50, 60, ovviamente il movimento aumenta sempre di più fino a che le molecole iniziano a lasciare lo stadio liquido e iniziano a diventare vapore acqua, e lì l'espansione è estrema. E comunque a 37 gradi ci sono questi scambi indefiniti? Si chiama accumulo latente del calore. No, gli scambi biologici, le reazioni. Ah sì, è una reazione biochimica. Cioè, voglio dire, se ad esempio, che so io, la glucolisi, no? Quando noi pigliamo una molecola di zucchero, di carboidrato, di glucosio e dobbiamo mangiare, le nostre molecole devono mangiare, quella è una reazione biochimica, cioè viene scisso il carbonio, quindi io recupero energia dal carbonio, me lo metto in altre parti e quello avviene molto bene nel nostro organismo sui 36 gradi è il suo. Nel mondo invece totale abbiamo da un 15 a un 40 gradi, questo è un gap, un range entro il quale avvengono, diciamo, l'80-90% delle reazioni. Poi abbiamo dei batteri che possono avere reazioni biochimiche a 106-107 gradi, anche di più, e altre anche di meno. La maggior parte è qui dentro, perché ovviamente se l'acqua ha questo comportamento, la vita si è adattata all'acqua, e quindi ovviamente dice, allora mi adatto a questa temperatura, perché se lei rimane così tanto io mantengo. Allora, quindi come si muove l'acqua? L'acqua deve essere sempre in movimento, non può stare ferma, ok? Quindi anche se noi la vediamo ferma, in realtà si sta muovendo grazie alle differenze. In questo caso anche grazie alle differenze di temperatura, perché se io ho uno stagno, un lago, ok, che pare quieto, in realtà ovviamente la superficie durante il giorno accumulerà calore, questo calore inizierà a creare movimento automaticamente, ok? E così di notte, ok? È la stessa cosa. Si muove trasportando i gas, i sali, tutto quello, e la memoria, che ancora non siamo entrati nella memoria. Sto pomeriggio, mentre state dormendo, dopo il panzerotto, parleremo di memoria subcosciente. Comunque squattiamo questa cosa, non mangiamo panzerotti tutti i giorni. Senti, io da ragazzina passavo davanti a una chiesa che probabilmente lui conosce, si chiama Santo Stefano, e c'era a Via Larga, e c'era un negozio che era pugliese e che vendeva panzerotti. Io andavo da via Donizetti a via al Sempione
e mi fermavo con la mia biciclettona, perché c'è una bicicletta da alpino con gli ammortizzatori grandi così, delle specie di cose, mi fermavo là, pigliavo il mio panzerotto, beata, felice. Dopo anni ho capito che quella era una panetteria pugliese, dopo anni. Tutti buonissimi. Giorni, no, tutti i giorni no, ma insomma, quando tornavo da casa che tipo ero arrivata lì, avevo fame, insomma, fare un bel po' di bicicletta, dicevo, sai che nuova c'è, mo mi fermo qua. La sindrome del prodotto da Forno. Sì, sì, sì. Allora, quindi l'acqua si muove soprattutto grazie ai movimenti di temperatura, cioè le differenze di temperatura, ok? Non soprattutto, in realtà sto esagerando, però quando abbiamo visto per l'osmosi c'è una differenza di minerali, soprattutto di concentrazione, e questo è abbastanza interessante, perché quando faremo il ciclo idrologico andiamo a vedere che negli oceani è splendido, ma queste masse d'acqua differenti dagli altri creano proprio delle correnti fluviali all'interno dell'oceano, portando masse diverse di concentrazione salina, no? E concentrazione di minerali, e soprattutto portando calore. Insomma, la corrente del Golfo è una corrente a una certa temperatura che viaggia a una certa velocità, e a fianco ci avremo masse di acqua a temperatura molto inferiore, ok? E arriva fino all'Inghilterra e passa. Quindi lei ha questa differenza di temperatura e quindi si muove. Sempre mi domando, ma allora, quando è iniziato, perché poi sono sempre, diciamo, io le chiamo le fiabe della, no, le fiabe no, forse, sì, le fiabe del pianeta, no? Perché sono racconti che gli scienziati si raccontano, ma in realtà chissà com'è successo, non ha importanza. Però da un punto di vista, diciamo, fisico-chimico, possiamo immaginarci questo inizio di vita, e soprattutto questo prima dell'inizio di vita, come si comportava l'acqua. Allora, l'acqua c'era nel pianeta, e non è dubbio. Sicuramente prima della vita c'era un ambiente molto riducente, non c'era ossigeno, ok? Quindi invece di essere ossidante, con l'ossigeno come recettore degli elettroni, era riducente. Ed è lo stesso tipo di cosa che noi ritroviamo dentro le nostre cellule. Ok? Questo tipo di ambiente qua. Quindi come se noi cosa facciamo? Noi abbiamo con noi il brodo primordiale e ce lo portiamo appresso. Noi, i batteri, noi siamo batteri, no? 4-6% del nostro corpo sapete che sono batteri. Se noi continuiamo a ammazzare questi batteri con saponi, con cose, e ammazziamo l'igiene nostra, perché i batteri fanno parte del nostro corpo e ci mantengono sani. Okay? Questo è un discorso molto importante, perché arriveremo all'igiene delle case, e il concetto di igiene, mi spiace, che abbiamo oggigiorno, negli ultimi qualche secolo, da dopo Pasteur in avanti, è completamente allucinante. Sì. Quindi noi abbiamo questa serie di batteri, e dentro i batteri e dentro le nostre cellule, che in fondo insomma sono dei batteri riorganizzati, e c'è questo simile ambiente riducente, no? E solamente c'è un ambiente in assenza di ossigeno, avviene tutte fermentazioni anaerobie, no? In assenza di ossigeno. La glicolisi stessa, cioè la prima parte della glicolisi, quando si scinde lo zucchero, noi per muoverci, per fare energia cinetica, è proprio un'azione anaerobia. Infatti quando uno va a fare bicicletta e non è allenato, questa reazione arriva fino all'acido lattico, lì si ferma perché l'ossigeno, qui il muscolo non è abituato, non ha i capillari, non riesce ad arrivargli l'ossigeno, e quindi ovviamente si ferma questa reazione qui, tu accumuli acido lattico, ti fa male e punto. Sono andata per di là, ma devo tornare di qui, cioè, il mio PowerPoint è allucinante, torniamo di qui. Io guarda che qui non c'ho il cielo, quando c'ho il cielo non si può aprire, no? Questo cielo mi sento meglio perché ho più punti di riferimento. Quindi che succede? Probabilmente c'era questo oggetto nell'universo che si stava raffreddando, e quest'acqua e tutto questo ambiente riducente, quindi c'era metano, c'era urea, eccetera, però ammoniaca. L'acqua in questa epoca aveva anche lei un comportamento molto schizofrenico, cioè molto banale, veniva evaporata e condensava, evaporata e condensava, cioè sì, era in movimento, ma era un movimento veramente
se noi pensiamo adesso come noi la vediamo in un sistema diciamo selvatico, vediamo che l'acqua ha un movimento che dura un'eternità, no? Nelle falde una molecola può stare 10.000 anni, nel nostro corpo settimane, in un bosco mesi, cioè c'è questo movimento dell'acqua in cui è sempre in movimento, ma soprattutto quando entra in un sistema tipo nel sistema bosco, e lo vedremo, continua a muovere, continua a essere accumulata di qui, accumulata di là, un uccello l'accumula, poi un uccello lascia, caga da qualche parte, l'insetto se lo mangia, allora accumula lì, poi l'insetto viene rimangiato, poi dopo la foglia, insomma è una meraviglia. Quindi come se l'acqua, personifichiamola, diamogli una, perché dato che è diventata organica ormai e noi siamo acqua, si è resa complessa. La complessità è semplice, ha reso tutto questo viaggio complessissimo per potersi arricchire sempre di più. Cioè è iniziato questo viaggio fuori casa, dentro casa, poi dico, ma sai che nuova c'è? Io adesso vado a trovare la vicina, poi vado di lì, poi mi creo questo, allora posso girare di qui, poi mi creo quest'altra cosa, e quindi ha creato una meraviglia. Lei è la scultrice del pianeta, 96% delle forme di questo pianeta vengono dall'acqua. Come essere scultrice? Nel movimento, essendo solvente universale, passa, toglie, aggiunge, e quindi ovviamente quello che noi vediamo topograficamente prima dell'essere umano, quindi 100.000 anni fa, è quasi tutto creato dall'acqua sotto forma di vento, di aria, l'acqua sotto forma di ghiacciai, l'aria sotto forma di liquidi e cristalli. Quindi la cosa interessante è infilarsi in questo streaming, in questo stream di coscienza dell'acqua, e girare tutto il pianeta e vedere dove riesce a infilarsi, no? Dove riesce a entrare. Un altro dei suoi movimenti, oltre a essere quello di temperatura, c'è sempre la differenza. Allora, se non c'è differenza non c'è movimento, se non c'è movimento non c'è forma. E questo ci arriviamo soprattutto per quanto riguarda i progettisti, architetti, geometri, agronomi, tecnici, ingegneri che devono creare una forma, ok? La forma, noi siamo figli di Vitruvio e quindi pensiamo che c'è a che fare con la funzione, e questo è purtroppo ingannevole, perché se noi andiamo a vedere come l'acqua, che è la scultrice del pianeta, ha fatto questo, lei non ha avuto ho quella funzione lì e vado a fare quella cosa lì perché ho bisogno di quella forma lì, perché quella forma mi fa quella cosa lì, assolutamente no. L'acqua ha incontrato una differenza, si è mossa nel movimento, ha lasciato dietro di sé una forma, e questo è magico. Cioè questo, una volta che uno lo scopre, è talmente semplice, e come progettisti vi rende la vita semplicissima, perché voi non siete più dannati a dover trovare il modello naturale, la forma, allora ci sono i più tecnici che mettono le forme geometriche perché sono più facili da calcolare, fondamentalmente, e banalmente, no, invece gli alternativi fanno le spirali e le cose così, no, uno e l'altro Non ha valore. In realtà l'unico valore è voi entrare nell'ambiente che dovreste progettare e farvi raccontare dall'acqua la forma che vuole, o perlomeno la forma che non vuole, mettiamola così, perché tanto sono più, cioè è meglio in progettazione evitare gli errori che non pensare cos'è la soluzione migliore, perché già evitando gli errori avete fatto 99.9, quindi il resto viene da sé. Quindi c'è questo movimento, c'è questa forma, si è chiuso il file, questo computer a casa non funziona. Sì, no, sto scherzando. No, è un gioco. È un gioco, no, nel senso che lascia le forme di sé, è un gioco, ma in realtà apro 5-6 strade diverse, poi devo decidere se vado di là o guardo a voi e vedo un po' che siete interessati. Dove volete andare, di lì o dall'altra parte? È un labirinto. E quindi l'acqua alla fine, all'inizio aveva questo movimento così continuo, e invece poi dopo si è creato tutto un movimento.
l'altra maniera in cui ha di muoversi, che non è solo quello del calore, è anche la capillarità. La capillarità è una caratteristica che sicuramente a chi vive in una casa ristrutturata dal dopo cemento in poi è interessato. La capillarità è una capacità dell'acqua dovuta alla sua forma e soprattutto ai suoi gomiti di idrogeno. Okay? Lei ha due gomitini di idrogeno, quindi se incontra una materia che è avvicinata abbastanza per cui lei con i suoi gomiti di idrogeno si può appoggiare e lei inizia a salire, cioè lei va controcorrente. Questo vedremo, no? Noi abbiamo questi concetti di queste energie, allora c'è sempre questa entropia, no? Che ti porta verso il basso, sapete tutti cos'è l'entropia? Una cosa che blocca. No? Disordine, ok. Allora troviamo che dire? No, adesso lo dico, ma un attimo, prima faccio uno sketch pubblicitario e poi lo dico. Quella è geniale, quella è stata napoletano, i napoletani hanno. Sì. Ovviamente Bill Mollison non lo sa che diciamo questo in Italia, però voi non lo dite. Come? Bill Mollison non sa che diciamo questo in Italia. No, vabbè. Diciamo quando si spegne la streaming. Sì, no, ma anche durante. Fa bene. Movimentiamo lo streaming, sì. No, l'entropia praticamente è questo. Se noi consideriamo che nell'universo c'è una costante energia, ok? E quello che può creare una differenza nel sistema è la qualità di energia. Allora, se io ho un'energia qualitativamente utilizzabile, la posso usare benissimo. L'entropia è quando l'energia, sempre la stessa quantità, da una forma utile mi diventa una forma inutile, io non posso usarla. Il classico esempio è questi cavolo di motori a esplosione, i motori a scoppio che noi usiamo, che abbiamo detto che sono delle macchine infernali, nel senso non solo perché bruciano e hanno fuoco, ma sono infernali perché perdono l'80% di energia. Okay? Allora, io prendo il mio combustibile fossile che è stato accumulato dalla natura in epoche del carbonifero, quando c'era la terra era coperta da conifere, ed essendo coperta da conifere cosa succede? Che sappiamo che gli aghi di pino sono quasi indigesti ai batteri, i batteri li guardano un po' con... E all'epoca i funghi non erano proprio il massimo, anche perché i funghi hanno bisogno sempre di ossigeno, tranne quelli che sono dentro lo stomaco dei ruminanti. Però i funghi sono quelli che sanno metabolizzare. In quest'epoca geologica, probabilmente fra 100.000 anni non ci saranno più funghi, ci saranno altre cose, che sanno gestire la lignina. Quindi a quell'epoca c'erano tante conifere, le conifere cadevano nel terreno e i batteri non ce la facevano a mangiare. Come aver dato... come si dice le cose ai maiali quando gli dai una cosa? Le perle e porci, cioè gli dai qualcosa che però loro non sanno neanche cosa farne, quindi era un'energia che però non c'era l'elemento che se la mangiava, la trasformava per passarla a un altro elemento, no? E quindi ovviamente a un certo punto questa energia è diventata un inquinante, perché l'essere umano non ha inventato l'inquinamento, assolutamente, c'è sempre stato. Cioè lo stress in tutti i sistemi ci sono sempre stati, con e senza essere umano, cioè noi non ci consideriamo così importanti. Ok? E comunque c'è sempre la soluzione, anzi ci sono molte più soluzioni del problema stesso. Il problema è uno, le soluzioni sono infinite. Quindi a questo punto c'era questo carbonio che si continuava a accumulare, che ne facciamo, brum, tipo Camorra. E questo mica l'ha inventato la Camorra di metterli sottoterra, l'ha inventato nel carbonifero mamma natura, per cui non è completamente... Ieri raccontavo di... No, vabbè, passiamo. La pausa, racconto. Come disfarsi dell'amianto, dell'Etenit, in una maniera carina. Vabbè. Comunque sia, a questo carbonio è aumentato, quindi è stato sprofondato e quindi è accumulato. Allora noi lo andiamo a ripescare, però invece di essere intelligenti e darlo a un ecosistema che tipo funghi, che ti dà molta più energia, cioè ti dà l'80-90%, noi lo infiliamo, lo diamo al fuoco e Prometeo, poverino, mica lo hanno impiccato, non impiccato, mica lo hanno appeso alla roccia e mangiato da un'aquila a caso, è perché il fuoco ci ha reso totalmente idioti, no? Perché il fuoco ci ha reso idioti, questo è un altro file, t'hai chiuso lì che dopo ti apro, e, quindi Prometeo, il fuoco,
E quindi questa cosa scoppio, perde l'80%, quindi questo, carboidrato fossile viene messo in questa macchina cosa fa? Ci porta da una parte all'altra, quindi questa energia chimica viene trasformata in energia cinetica, però guarda caso l'80% di questa energia io non posso usarla, perché? Perché mi sfugge attraverso il calore, questa è entropia. Ok, mi sfugge attraverso il calore, quindi io non solo non riesco a usarla per scaldarmi o per fare o per cucinare, ad esempio, ma addirittura c'è bisogno di un sistema di raffreddamento che mi toglie gli effetti collaterali di questa esplosione assolutamente inutile. Ok? Questa è entropia, cioè tutto il calore che mi esce dalla macchina è un calore che io non riesco a usare, anzi proprio non lo voglio proprio. Quindi quando io dentro un sistema mi entra dell'energia e io non riesco a usarla tutta, perché il sistema non è abbastanza complesso e adattato, ovviamente c'è una dispersione grandissima. E poi c'è la definizione di permacultura, entropia e esco troia. Che a Marinella piace molto, però adesso faccio la spiegazione illuminante, perché poi tutti ridono pensando alla troia, allora la battuta, le cose. No, non avete, secondo me, pochi di voi. Allora, chi era la troia per il mondo antico? Andiamo indietro agli etruschi, andiamo indietro, cioè chi era troia? Perché troia era legata al simbolo del labirinto. C'è addirittura in una tomba etrusca, cioè seca adesso forse no, c'è addirittura in una tomba etrusca c'è un labirinto, ok, e sotto in etrusco, da sinistra verso destra, c'è scritto Troia, perché Troia era il simbolo del labirinto. Cos'è il labirinto? Minotauro, tutti quanti, è la ricerca di se stessi, cioè tu entri in qualcosa, è quello che crea l'acqua per riscoprirsi, cioè l'acqua adesso in tutto il suo giro idrologico, lei crea dei labirinti, lei non vuole perdersi in questi labirinti per ritrovarsi. Quindi in realtà tu entri, diciamo, nella permacultura o in qualsiasi viaggio molto strutturata, cioè Pia, ok, e esci invece che hai conosciuto te stesso, quindi è un profondo significato, nessuno capisce. Entropia? No. Esco troia. È una cagata, non esiste. No, ma scrivilo. Entropia. Esco troia. Tu sì, ma guarda che passerà la storia. Scusami, cioè, perché credi che entropia chi l'ha inventata? Cioè, un neologismo che qualcuno ha messo su. Bene, esco troia anche un neologismo. In permacultura scriveremo: lasciate ogni entropia fuori di voi, entrate in questo. Va bene, che ore sono per favore? 12:05. Esistete? Volete muovervi? Volete muovervi? Ma sì. Sì, ci muoviamo? Sì. Facciamo. No, perché è stancantina, è un po' da voi che siamo qui, eh. Vogliamo muoverci o no? Facciamo questo 5 minuti di shakerato. Dai, facciamo. Non so cosa fare veramente. Chi è che ha un mente qualcosa? In mente qualcosa? Entropia. È rimasta. È rimasta sfolgorata. Che ci fai fare? Che ci fai fare? Partita certa. No, fai qualcosa. Io non so che fare. Va bene, venite qua che ci muoviamo un attimo, perché poi tra l'altro una delle cose che parleremo e fa parte sempre del microclima sono la respirazione. Che deriva, che deriva. Tigliamo. No, non facciamo danza, facciamo un minimo di movimento del corpo, perché sennò diventiamo veramente... Cioè, io sono stata in... Allora, venite avanti, non avete paura. Siamo un covo di streghe, però. Siamo gente di città, non siamo così abituati a lasciarci andare. No, perché quelli di campagna sono ancora più rigidi, eh. Allora, dato che partiamo dall'ecosistema corpo, iniziamo a esplorare un po' questo corpo e cerchiamo di ritrovare l'acqua dentro questo corpo.
Perché quando poi andremo a progettare i sistemi fuori dal nostro corpo, in realtà possiamo seguire la quantità di il come si muove l'acqua nel nostro corpo e fare una cosa molto simile. Quindi mi sto inventando tutto, per cui va bene così. Allora, mettetevi con i piedi paralleli, ok? Poi concentratevi un attimo sulle ginocchia e rendetele un pochettino più rilassate, ok? Anche muovendo come gli orsi, un po' da destra e un po' a sinistra. Io immagino lo streaming. Ok, adesso passate, iniziamo da più bassi. Allora, prima la caviglia, prima la pianta del piede, che però nessuno lei tocca, va bene, se volete. Sì, è più comodo perché tutti gli ossicini sono importanti, fa parte della resilienza, dell'equilibrio. Allora, sentite la pianta del piede, anche con le scarpe va bene, sentite proprio il peso del vostro corpo sulla pianta del piede e attaccatevi alla caviglia, sempre muovendo, sentite un po' destra e sinistra come reagisce la caviglia, ok? E poi andate sul ginocchio e se è rigido lo piegate leggermente. Sempre muovendovi, perché il movimento in realtà è molto importante per scoprire. E poi salite e arrivate al bacino, che è un mistero. Un mistero perché la maggior parte di noi lo tiene rigidissimo, lo tiene posizionato male, e quindi questo vi causa cervicale e problemi in alto. E, che ridete? La cranio sacrale l'avete mai sentita? La? Cranio sacrale. Il cranio sacrale mette in connessione i fluidi del cranio e del sacro, per cui è una cosa che potete fare da soli, di modo che se questi due si connettono voi vi rilassate. Questo è importante perché quando noi andiamo a lavorare, sia nel tetto sia nelle cose che facciamo, se noi integriamo il movimento del corpo correttamente, noi manteniamo veramente questo ecosistema resiliente, ok? Se invece noi ci dimentichiamo, perché la nostra mente dice devo fare quello, no, cioè possiamo comunque lavorare, io non è che non faccio niente, io ogni tanto lavoro. Tra l'altro il nostro collo è il riflesso del collo del Luca. Esattamente. C'è anche il collo del piede. C'entra sempre con il collo del piede. Adesso concentrate un attimo sul bacino e muovetelo avanti e indietro e sentite come vi affetta tra le scapole, come vi tensa quando voi state verso il dietro, come tensa questa parte tra le scapole, invece quando state verso dentro si appoggiano le spalle, no? E trovate una posizione dove vi sentite rilassato nella parte alta, cioè posizionate il bacino un pochettino più accompagnato verso dentro. Ok. E adesso integriamo con un movimento dell'acqua, che è proprio l'aria che ha acqua, e che entra nei polmoni e esce dai polmoni. E lo facciamo in una maniera così, cioè voi visualizzate dell'acqua che entra, perché poi è un fluido, no? Visualizzate questo fluido umido che entra, ma concentratevi nel momento in cui inspirate, la prima parte sotto l'ombelico e mandate lì l'aria, solo lì la prima respirazione. Quindi espirate completamente, poi rinspirate, concentrando l'aria, tutto il fluido sotto questo punto dell'ombelico. Lì c'è uno degli attacchi del diaframma. Il diaframma è il muscolo più forte che avete. E se voi sapete funzionare bene il diaframma, sapete digerire bene, assimilare la giusta quantità di ossigeno, mantenete la vostra spina dorsale perfettamente rilassata e forte, non vi fate male a sacro, eccetera, quando lavorate. Il diaframma è enorme.
parte da qua, arriva qui sotto, va ovunque, in tutta la parte centrale, ok? Ed è il muscolo più forte. L'MSD. Non si capisce perché non abbiamo mai capito quanti rintocchi faccio. Sì, ok, adesso allungate un po' la respirazione, sempre partendo dal basso, iniziate a riempire anche un po' le costole, poi dopo anche la parte in alto. E pensate proprio a questa massa d'acqua che entra, riempie completamente i polmoni, tutti gli alveoli, va, e la pressione è giusta perché c'è lo scambio di ossigeno e di ossido di carbonio e torna indietro. Questa stessa respirazione è quella che fa un terreno selvatico, ben diciamo avviato, ben resiliente, quello che fa il pianeta in sé, quello che fa l'acqua girando attorno al pianeta. Adesso ci scegliamo un attimo, perché come dire. No, questo Mauro è appena tornato dal Brasile a fare danze. Che hai fatto? Danze? No, lo shaker tutto. Ah, quindi la terra per shaker sta facendo questa cosa. Sì, è bellissima shaker. Ma non c'è! Perché domani piano piano fa così, come? Shaker tutto e via. Va bene, cerchiamo comunque in questi 4 giorni, di anche se siamo seduti, di ricordarci dove sta il bacino, dove il diaframma, tiriamo giù un po' la respirazione, dobbiamo partire, in permacultura si dice parti da te stesso, inizia da te stesso, per cui tiriamo giù il respiro col diaframma. E sempre quando stai seduti, se potete, un minimo di concentrazione a questo punto qua. Perché se voi a questo punto lo tenete un pochettino tirato, questa parte qui è salva e di conseguenza questa è rilassata. Ok? È un ecosistema che andiamo a... Se non altro progettiamo i movimenti, se non riusciamo a... Allora, ecco che perché lui mi viene la cadenza milanese. Che mi avete messo in milanese davanti? Dove sei? Gigi, dove sei? Di dove sei? Eh? Arona dov'è? Non mi ricordo. Io ho vissuto a Como. Io ho vissuto a Como. A Como. Un pochettino sì, anche a Milano un pochettino. Anche a Roma un pochettino, anche a Napoli un pochettino. Vabbè, anch'io. Io anche Londra. No, vabbè, fuori. Sì, però la sente nel quello. Però li ho imparati anche molti altri. Che finisce? Si sono tutti allontanati, la respirazione ha fatto una espansione polmonare fantastica. Io mi sto avvicinando piano piano. Allora, dunque, abbiamo parlato della capillarità, ok, quindi la capacità di risalire su dei materiali. Sappiamo bene che ad esempio le nostre case, se fatte in pietra e in calce, grassello di calcio, calce idraulica, non hanno problemi di capillarità, perché anche se c'è un periodo in cui l'acqua può risalire, comunque viene riasciugata perché traspirano i muri. Il momento in cui noi andiamo invece intervenire su una struttura fatta in calce e gli andiamo a sostituire la calce, il cemento sapete che è un'argilla, che è una malta che ha una grande percentuale di argilla ed è cotta a 1450 gradi,
E se noi gli andiamo a mettere questa malta qua invece di una malta in calce o gassero di calcio o calce idraulica, che comunque domani ne parleremo un pochettino, creiamo, togliamo la traspirazione alle pareti e mettendoci l'argilla, cosa succede? L'argilla è fatta di due foglietti, uno sopra l'altro di silicato, e carica, ovviamente il silicato è il silice positivo, quindi carica negativa intorno, ma si gonfia in presenza di acqua. Quindi l'acqua adora l'argilla e appena la sente inizia a salire, viene catturata dal cemento, dalla parte di argilla del cemento, e quindi rimane lì perché ormai non traspira più niente. Per cui aver ristrutturato casali antichi, vecchi, con cemento, ha creato, che una volta non avevano la separazione, diciamo, capillare, l'intercapedine, la separazione, l'isolamento capillare, queste pareti, perché non avevano bisogno, l'acqua comunque saliva e si veniva asciugata. Invece nel momento che ci mettiamo cemento, ecco che abbiamo bisogno di un intervento in più. Vedete come il nostro sistema, che Schauberger lo chiamava tecnico-accademico, sempre va a risolvere i problemi causando altri problemi, invece di andare alla radice e dire questo non si può fare, quell'altro. Sono tutte nozioni banali, perché se mettiamo del cemento una parete in pietre dove non c'è la separazione, l'isolamento capillare, è ovvio che la mia acqua inizia a salire, lì rimane, lì crea funghi, crea mancanza di igiene, crea problemi respiratori, crea tantissime cose. Questo per dare un esempio di questa sua capacità. Però invece la capillarità, mentre nelle nostre case cerchiamo di diminuirla, perché non la vogliamo, perché in quel caso lì, quando abbiamo presenza di acqua, abbiamo anche più difficoltà nell'organizzare il clima interno di una casa, invece per quanto riguarda in tutti i nostri sistemi di produzione di vegetali, è la cosa che andiamo a ricercare, perché se noi andiamo verso un sistema un po' più indipendente, autofertile, dove cerchiamo mano a mano di non usare così tanta acqua liquida, perché se vediamo un sistema silvestre, selvatico, tenderà sempre a difendersi dalle piogge, perché le piogge sono solventi, ok? E se battono distruggono, ok? Cercheremo di lavorare molto più in capillarità, perché la capillarità mi lavora 24 ore su 24. E cosa segue il capillare? Le differenze, sempre, dove c'è un movimento sappiamo che c'è una differenza, quindi ci sarà una parte più secca e una parte più umida. Se io riesco a creare questa cosa qui, in cui ho il mio orto che è più secco e ho una parte sempre più umida, e riesco a mandarlo, ecco che io uso la capillarità perfettamente nei nostri orti e non nelle nostre case. La cosa che mi fa ridere a volte, vedendo dei sistemi di campagna nostri italici, è che abbiamo problemi capillari enormi nelle nostre case, che sono tutte umidissime, e gli orti invece completamente deserti. Cioè, ma perché non invertiamo? Cioè, iniziamo a mettere questo cemento negli orti, forse è la volta che ha il suo luogo, d'altro non è argilla. Se non fosse tossico, perché c'è un 30% di residui dell'industria, potrebbe anche andare bene. D'altro non c'è un amico che si chiama Luciano Furcas, che a Siviglia fa orti sul cemento, quindi lui è maestro in questo. Presidente, segna per la testimonianza. Luciano Furcas, Siviglia. Il cemento attiva. Certo, è argilla. Furcas. Cagliarettano. Cominciasse a scrivere il progetto per la testimonianza. Sì, quindi. Il cagliarettano del quale abbiamo parlato. E va bene. Comincia a scrivere, stai tornando a lavorare. Come? Quindi vedete che conoscendo l'acqua iniziamo a vedere come si comporta con i vari materiali, ok? Posso io non ho capito bene, hai parlato di casare l'acqua di risalita, no? Sì. Che un tempo non facevano niente. Certo, e andava bene.
e andava bene. Eh sì, perché se tu hai un muro di pietra e hai, ed è fatto generalmente con grassello di calce, sai che il grassello di calce è carbonato di calcio, ok, cotto, 600-900 gradi, e torna ad essere carbonato di calcio se tu lo tratti decentemente. O con calce idraulica. Calce idraulica ha una percentuale di argilla, è cotta 1200, però comunque traspira, sono tutti materiali che traspirano, anche se lo fai in terra, come in Piemonte, come in Sardegna, case in cob sono state fatte per secoli e secoli, traspira, per cui l'acqua sale sì, ma anche viene seccata automaticamente. Se invece tu usi... dipende da quanto piove, secondo me... Sto parlando non di acqua piovana, ma di capillare, cioè l'acqua del terreno che risale nei muri, non l'acqua battente è un'altra cosa. Cioè, comunque mi può creare, ma la capillarità viene da sotto, dai terreni, e risale nei muri. Questo è un problema classico in Italia, dove hanno ripreso questi casali. Però è anche vero che ci sono terreni. Ma io sto parlando della stessa struttura, prima del cemento e dopo il cemento, c'è una differenza incredibile, anche perché il cemento cosa ti fa? Ti fa restare lì l'acqua a lungo, e stando l'acqua a lungo e l'umido si vanno a creare delle muffe, e le muffe possono creare problemi di respirazione, di allergie. Mentre quando c'era la calce, a parte che ogni anno si dava la calce viva, quindi si disinfettava tutto, non avevi questi problemi. Ma poi per esempio si parlava di già le masselle, questa pietra qui è fatta tutta... Da una parte c'hai il calcio, dall'altra parte c'hai il silicio e l'argilla. L'argilla è un assorbitore di acqua impressionante. Lo vediamo quando facciamo intonaci, quando facciamo pavimenti, quando costruiamo, quando nei nostri orti, insomma. È amica dell'acqua, la assorbe e la mantiene, perché l'argilla è fatta di due strati, uno sopra l'altro. Quindi quando c'è l'acqua, lei si gonfia e trattiene l'acqua. Non è traspirante. E non traspira, perché ovviamente poi dopo è compattata d'acqua e non traspira più, certo. Mentre invece il calcare ha sempre dei fori dove l'acqua non entra, quindi c'è sempre aria che passa. Infatti di dove si formano tipo le... anche se sono già i bacini d'acqua calcici, spesso si formano su terreni dove è presente argilla, certo. E quindi si accumula l'acqua piovana, certo. Mentre il resto è tutto drenante, sotto è drenante e quindi traspira. Esattamente. Quindi conoscere appunto questo comportamento dell'acqua e i vari materiali è fondamentale per tutto, perché lei si muove, cioè lei vuole muoversi e lei si muove con le differenze. Abbiamo ancora un pochettino di tempo, no? Entriamo in questo 4 gradi? Entriamo. Anche perché fa caldo, quindi sentiamo in questi 4 gradi. Io ho il termostato rotto. Mi si è rotto il termostato e sono andata da quello dei ricambi. Gli ho detto, senta, il termostato del 63 ce l'avete? Fa, no, guardi, non lo produciamo più. E io quindi ormai c'ho il termostato rotto, è un disastro. Io non ce l'ho. Allora, tutte credo, l'andropausa, che termostato avete?
è quello del 63 che non producono più, perché io ormai sono, capito, in preda. Ed essendo freddolosa dico, wow, fa caldo oggi, che bello. Vabbè, lo troverò prima o poi il termostato. Me lo riaggiusto io, uno o due anni me lo riaggiusto. Ebbene, allora, entriamo nei 4 gradi, perché anche questo è uno dei comportamenti dell'acqua, un comportamento in cui la natura si è, cioè la natura, io non so questa parola natura cosa dire, perché la vita, la natura potrebbe anche essere inorganica e quindi non è vita, allora insomma vabbè, natura è una parolaccia che mi fa difficile contestualizzarla, perché tutto è niente. Comunque, diciamo che la vita, il sistema vita-morte, si è, perché vanno insieme ovviamente, nascita e morte e la vita, si è adattato a questi 4 gradi. Cosa succede? Succedono delle cose bellissime a 4 gradi, e che Schauberger l'ha visto, e Leonardo anche l'ha visto. Lui andava nei fiumi, questa è la famosa trota di Schauberger, andava nei fiumi e notava che queste bellissime trote lì stavano ferme e non consumavano nessuna energia in una corrente di acqua dove, se noi ci fossimo messi dentro, venivamo subito portati via. E stava fermissima. A questo punto Schauberger sa come si muove l'acqua e sa che uno dei movimenti dell'acqua principali è la spirale, si muove sempre a spirale, scende e sale. Nel nostro emisfero, ok, generalmente scende in senso orario e risale in senso antiorario, ok? Questo è il movimento che fa non solo quando casca la pioggia, che casca in questo movimento qui, non solo quando evapora, non solo nei fiumi continua a muovere così, ok? Non solo nelle correnti oceaniche dove continua a muovere in spirale. Ma guarda caso, vi ho detto, no? Se c'è una differenza, c'è un movimento, dietro rimane una forma. Guarda un po' chi porta l'informazione per noi, che viene chiamato DNA, è fatto a spirale, e non è un caso, è perché l'acqua, scivolando via con il suo movimento, lascia dietro una forma. E questa è una forma dell'informazione, cioè l'informazione viene mantenuta attraverso la spirale, ok? Tra spiraliformi e vortici. Quindi questi vortici esce praticamente. Ogni vortice però e ogni movimento del fluido ha un'andata e poi un ritorno, ok? Perché la freccia mi va così, però mi ritorna così, ok? Quindi cosa succede? Succede che in questo pesce io ci avrò, è un temporale? Fantastico, la Puglia col temporale! Allora, io ci avrò praticamente, se lo potete vedere, la streaming sicuramente, e siamo, se lo potete vedere, abbiamo non devono perdere chi non è venuto, scusa, è certo. E abbiamo appunto questo il pesce ha questa corrente che gli arriva addosso, che però fa dei rigoli che permettono al pesce di stare fermo, cioè non fa nessuno sforzo, ok? Quindi il pesce ha quella forma idrodinamica, da pesce, idrodinamica, aerodinamica, fluidodinamica, dato che sono tutti fluidi, fluidodinamica, proprio perché non è che gli si permette di rimanere fermo senza nessuno sforzo. Cosa vuol fare se lui vuole andare avanti? Perché sapete che salmoni, trote, anguille devono ritornare dove sono nati, e in assenza di dighe ovviamente. Cosa gli succede? Basta che loro aprono leggermente le branchie, creano un vuoto d'aria, questo vuoto d'aria crea una spinta al corpo, per cui loro partono in avanti. L'unica cosa che fanno, questo è il massimo dello sforzo, cioè proprio sono nati fortunati, no, mica scemi, un po' la forma, un po' il fatto della pigrizia, cioè loro aprono la bocca e praticamente saltano. Questa cosa qui però avviene solo a temperature basse, intorno ai 4 gradi. Perché? Perché prima di tutto, essendo più densa l'acqua a 4 gradi, ha una forza di Archimede maggiore, no? Vi ricordate, tanto per dare dei nemi, la spinta quando una barca scende, c'è un'acqua che spinge contraria. Cioè, okay? I fiumi hanno 4 gradi. I fiumi dovrebbero rimanere il più a lungo possibile a 4 gradi, cioè tagliare la parte verde intorno ai canali, intorno ai fiumi è un massacro.
Come praticamente se io domani inizio a spellarmi le vene, io ovviamente inizio a sanguinare, questo è quello che facciamo generalmente. E togliere delle ombre degli alberi intorno alle sorgenti, cosa fa? Fa sparire le sorgenti che cascano sotto, perché non escono se non escono a 4 gradi, ok? 4 gradi è la temperatura migliore, non solo, ma quando è in vortice l'acqua aumenta ancora la densità. Infatti se voi andate nei fiumi di montagna vedete che le pietre si muovono, non è che si muovono per la spinta d'acqua, ma si muovono proprio perché la densità dell'acqua è maggiore, quindi si alleggeriscono le pietre, ok? Quindi il pesce è molto più leggero. Però scusami, mi sono persa. Sì, praticamente più l'acqua è densa e con i vortici e con i 4 gradi diventa ancora più densa, quindi a 4 gradi la massa densità, ma posso ancora diventare più densa grazie al movimento, lei ha una spinta maggiore, quindi ovviamente che gli oggetti che entrano hanno un peso specifico, ovviamente non relativo, ma dentro l'acqua diventano più leggeri e quindi il pesce diventa leggerissimo. L'esperimento che ha fatto Schauberger è stato questo. Lui ha messo a una certa altezza in montagna una persona, gli ha detto scaricami questi 300 litri di acqua calda nel fiume. E lui guardava sotto il pesce. Insomma, è arrivata questa corrente di acqua tiepida, più calda, beh, il pesce si è perso completamente ed è stato portato via dal fiume. Ok? Un momento di sì, famosa trota di Schauberger. È da lì che infatti la prima macchina che lui ha fatto a implosione l'ha chiamata la macchina della trota, perché è da lì che lui è partito a capire che i sistemi naturali sono implosivi e quindi non creano, sono silenziosi. La natura continua a accumulare energia nel silenzio. Nel silenzio ed è ovviamente implosiva, quindi non causa distruzioni intorno, non causa movimenti, ma aumenta sempre, e lo vedremo con l'albero, ok? Quanto pianta può condensare, può essere un biocondensatore energetico in una maniera assolutamente per noi miracolosa, perché noi concepiamo solamente la perdita di energia, perché ovviamente mi sto schiacciando sto qua. 4 gradi. Quindi un'altra cosa interessante dei 4 gradi, adesso ve la faccio vedere perché l'abbiamo un attimo nominata. Qui c'è una superficie terrestre, una superficie extraterrestre, dato che siamo in tema. Ok, e diciamo che questa superficie è coperta dalla sua parte verde, ok? Essendo coperta dalla sua parte verde, tutta questa parte qui, rimanendo in ombra, rimane a una temperatura minore. Non solo, ma quando cascano, soprattutto queste piogge torrenziali estive, ok? Entrando, arrivano a temperature molto basse, arrivano a 10 gradi, anche meno, entrando in questa parte tutta, sappiamo che i boschi sono, voi guardate da oggi in poi il bosco non come un bosco ma come un accumulo di acqua, come noi siamo un accumulo di acqua e batteri camminanti, così il bosco è un accumulo di biomassa e di acqua. Essendo un accumulo di acqua, anche il bosco, avendo 90-80% di acqua, cosa fa? Accumulerà calore. Ok, il calore verrà trattenuto e quindi cosa succede? Succede che d'estate i boschi sono più freschi del fuori e d'inverno saranno più caldi, cioè mantengono una temperatura costante, e il giorno e la notte ci sarà lo stesso movimento, ok? Praticamente funzionano come un lago. Benissimo, quindi abbiamo questa massa d'acqua qua. L'acqua dentro arriva fredda e però inizia a scaldarsi perché viene frenata da questa struttura che viene frenata, e mano a mano che scende, che viene accumulata, che fa tutti i suoi giri, aumenta di temperatura e mi viene a toccare ad esempio il terreno ad un 16 gradi.
cioè l'aumento di temperatura, metti caso. Aumenta di temperatura, certo, non arriva alla stessa temperatura. Addirittura 4 gradi in... Eh sì, perché non è che in un minuto, è in una settimana, è in tantissimo, è in tre ore, è in mezz'ora, è perché passa di qua, di là, di su, di giù e va a temperatura ambiente, cioè va a temperatura del bosco. Qui sotto ci sono dei gradienti positivi termici, ok? Questo lo spiega molto bene. C'è un bel libro in inglese sugli scritti di Schauberger che si chiama Hidden Nature, non mi ricordo più chi l'ha scritto, comunque Hidden Nature, Schauberger lo trovate, è molto bello. Comunque qui sottoterra, poiché la Terra è stata protetta dai raggi solari, ok? A questo punto noi ritroviamo un gradiente positivo termico, 15, 14, aspetta un secondo, 13, eccetera, 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 calando fino ad arrivare ad un certo punto che troviamo il 4 gradi. Allora, cosa succede all'acqua? L'acqua, che è arrivata a un certo grado, trovando più fresco, cosa fa? Ovviamente segue la direttoria, perché si muove attraverso le temperature, cioè se io ho calore qui e freddo lì, lei andrà verso il fresco. Quindi l'acqua naturalmente trascinata dalla temperatura viene trascinata verso il basso, ok? E raggiunge la falda, o dove deve raggiungere, 4 gradi. Cosa succede se noi tagliamo il bosco e lasciamo aperto, tagliamo semplicemente il prato, come fanno gli inglesi o le soap opere americane? O le ville comunali. O le ville comunali o gli italiani completamente rincoglioniti. Che poi voglio dire, tutti questi praticelli, avessi visto io fare un picnic all'anno, porca puttana, voglio dire, cioè usatelo, va bene, usatelo. Allora, ad Andria, la villa comunale, restauri durati 6 anni, sul prato non si può andare, lo curano, ci buttano anticrittogami, di tutto e di più. Sì, 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 sì. Però non lo puoi dire. Sì, beh, è una cosa schizofrenica, perché gli dai... Evidentemente. Gli dai il, come si dice, manure. L'abono, manure, i fertilizzanti, poi gli dai l'acqua, poi cresce, appena cresce, zac, lo tagli, non gli dare niente, così lì sta fermo, cioè, te capisci la mentalità? Forse ti fanno salire per il momento, l'hanno messo ieri, no, per sempre, rompono le scatole, poi gli dai l'acqua e mettono l'antimonio. Ecco, anche se mi la tra noi, presidente della grandissima là dietro in Puglia l'inglese va di moda, no? Soprattutto per tutte le precipitazioni che abbiamo durante l'estate. No, bordo piscina. Insomma, cosa succede? Succede che se noi tagliamo, diciamo che non arriviamo, non siamo ancora arrivati ad una situazione tragica, ma se noi abbiamo sto, quando l'acqua arriva qui e arriva fredda, non ha il tempo di arrivare a temperatura ambiente. Cosa fa la Terra senza la protezione di cose? Beh, la Terra abbiamo detto che è un accumulatore, soprattutto se è ben calpestata. E quindi ovviamente non sarà una 15-16 gradi, sarà molto più alta di gradi. Mettiamo che sarà 20 gradi, ok? Andiamo col termometro a vedere. Mettiamo 25 gradi. L'acqua mi arriva a 10. Cosa fa l'acqua quando da fredda mi va verso il calore? Espande. È la sua caratteristica. Espandendo che cosa succede? E succede che non mi penetra nella terra, mi scivola via. Ma non è che non mi scivola via perché sì, fa l'erosione, perché non c'è niente a trattenerla. No, perché la sua caratteristica fisica di reazione col calore, che quando da fredda raggiunge una temperatura calda, lei espande e ovviamente non penetra e quindi scivola via. Quindi noi
non solo non l'andiamo a raccogliere in tutte le varie maniere, ma non gli permettiamo neanche di penetrare dentro il terreno, e qui i gradienti sono caldissimi, per cui proprio come dire no. Ma ci vuole via se pendenza. Non penetra, evapora immediatamente. Praticamente scende e evapora. Hai visto tutte le cose di cosa appena finisce un acquazzone estivo, tutta questa cosa di evaporazione? E perché non è penetrata? Cioè, se c'è un colabrodo, se io ti metto un colabrodo e una pentola, mi ci entra tutta dentro e non mi evapora più. Mi evapora perché espande la sua caratteristica fisica, non c'è un cavolo da fare, non è che posso. E espande e quindi evapora automaticamente. Quindi io, come se ci avessi messo un impermeabile. Capite che quest'acqua qui invece deve entrare. Non solo deve entrare, ma venite a vedere un attimo qua che cosa succede. Sempre. No, ma tanto non fa niente. Qui sotto i 4 gradi c'è un gradiente opposto, ok? In cui mi parte da temperature più calde sotto la terra e mi va verso le temperature più fredde. Ci abbiamo questo 4 gradi. Questo 4 gradi cosa succede? Succede che l'acqua per pressione, perché abbiamo visto che se l'osmosi crea pressione, anche la temperatura mi crea pressione, mi crea un'energia visibile e potente. Allora, qui l'acqua viene proprio richiamata da questa temperatura di gradiente, da questi gradienti positivi di temperatura. Di lì mi viene spinta di qua, questi due fanno salsiccia, l'acqua cosa fa? Mi esce in alto come sorgente. Se io non ho questi gradienti, io le sorgenti me le gioco tutte, ok? Quindi i gradienti di temperatura nel terreno sono fondamentali e vanno mantenuti attraverso i boschi. Per cui dico, se dovete produrre cibo, producetelo, non è che dobbiamo vivere di castagne, di noci, però facciamo dei giardini commestibili, dei giardini che hanno delle zone d'ombra, ok? E delle zone in sole, ciao! Le zone in ombra, le zone in sole, dove appunto l'acqua riesce a fare il suo giro, riesce a entrare nel suo labirinto, riesce a ritrovare connessione con se stessa, riesce a essere accumulata in maniera decente. Quindi basterebbe comunque anche l'erba alta? Basterebbe l'erba alta, grazie, e mi hai fatto una bella connessione. Allora, mettiamo che io ho l'erba alta. O c'ho l'erba alta, che succede? Nei nostri sistemi, e il desertico è sicuramente un esempio, qui siamo un Mediterraneo, viaggiamo sul semiarido, forse un po' meno, vengo da un'esperienza di 5 mesi di un vero semiarido in Tenerife, in cui abbiamo appunto una precipitazione annua di 100 mm e l'aria estremamente secca, c'è pochissima umidità relativa, sì, e credo più di qua. Comunque, nei nostri sistemi mediterranei, l'entrata dell'acqua, ok, nel sistema selvatico non avviene attraverso la pioggia, non è la principale entrata, ok? Non è una condensa ad alto atmosfera, sì, ma è una condensa bassa, cioè entra per rugiada. Quindi bisogna veramente ripensare tutti i nostri sistemi agroalimentari e anche le nostre case, per cercare di capire che la rugiada, cioè la condensa bassa, è altissima, fortissima, soprattutto in tutte le coste di tutto il mondo. Perché tutte le coste? Abbiamo visto che l'acqua del mare è una massa che si scalda, scaldando fa evaporare l'acqua. Ovviamente cosa succede? Se di notte l'aria mi andrà dalla terra verso il mare, perché il mare di notte ha accumulato calore, quindi è più caldo, movimento verso il mare, di giorno quando la terra mi si scalda io avrò questo movimento qua. Questo movimento qui cosa mi sta portando? Mi sta portando l'acqua del mare. Quindi io comunque, infatti, voglio dire, la Puglia è famosa per tutti i suoi condensatori, specchie, eccetera, che riuscivano a recuperare acqua di rugiada. Allora, tornando a quello, un'esperienza è ovvia: se io la mattina, ogni mattina, perché non è possibile, ma so, se ogni mattina d'estate, anche se non ha piovuto da un mese, mi vado alle 4-5 di mattina con i miei piedini umidi, con i miei piedini nudi e cammino, io troverò delle zone in cui sono più bagnate e le zone meno bagnate. Allora lì devo lavorarci, perché io sto
come con l'acqua di pioggia che gli ho messo un impermeabile, così se mi arriva questa aria pesante di notte, fredda, carica d'acqua e mi si appoggia sul mio terreno, se io non ho un accumulatore di rugiada, cos'è un accumulatore di rugiada? Una superficie fogliare, ad esempio il prato alto, ok, o qualsiasi superficie fogliare. Quindi io più ho piante, più ho acqua, esattamente l'opposto di quello che normalmente ci raccontano in agronomia, no? E più ci ho piante, più ci ho acqua. Perché? Perché abbiamo questa capacità di raccogliere la rugiada. E nei sistemi desertici l'acqua arriva esclusivamente per rugiada, arriva quelle poche volte all'anno e c'è una rifiorire di tanto di sistemi molto piccoli, quasi monocellulari, ma anche più grandi. In sistemi come i nostri, che sono semiaridi, noi conosciamo una massa di piante, ok, tra cui ovviamente le regine sono le succulente, le cactacee, che sanno raccogliere acqua di rugiada. Guardiamo i fichi, tanto non i fichi d'India, ma i fichi normali. I fichi normali riescono a crescere nei cornicioni delle case. Ecco, dove non c'è terra e non c'è neanche l'acqua, quindi loro sono maestri, tutto ciò che è con quel loro foglione grandi, un po' tutto ciò che c'è di rugiada, loro la prendono e l'accumulano. Infatti generalmente tutte le piante che sono di sistemi aridi e semiaridi sono piante che raggiungono quasi un 100% di quantità d'acqua, perché dice qui l'acqua non c'è, io me l'accumulo. Invece se noi ci spostiamo in sistemi umidi, ok, tropicali o subtropicali, umidi, vediamo che le piante lì non accumulano, sono fibrose, ok? Che sono il banano, e se voi strizzate un banano c'è poca roba. Il okay. Lotto. Il lotto, insomma, no, beh, il lotto è un sistema acquosi. Ma il lotto ha le foglie che sono, non so se per capire una foglia, una luce d'acqua su una foglia di lotto, cioè che rimbalza, cioè così dovete lì. Sì, però è una pianta acquatica, quindi lì l'acqua ce l'ha, non gli importa neanche di, no? Di... Appunto, no? Sì, no, è vero, è vero. Comunque... Posso farti una domanda? Sì, io ho degli alberi che ho fatto un giorno e io ho fatto un'intuizione. Certo. E quindi, diciamo, lì non posso risolvere il problema della irrigazione, lasciando che... Sì, puoi usare delle piante con i lupini. Se tu pianti lupini intorno, che sono una leguminosa che è capace di fissare l'azoto, ma soprattutto il lupino è una pianta che cresce velocissimamente, non ha bisogno di tanta acqua e fa una radice molto profonda, è una delle leguminose che più rapidamente ramificano. Lei è capace di recuperare e non compete con le piante da frutto. Quindi puoi scegliere, invece di lasciare tipo la gramigna o lasciare piante che in fondo, certo, ti potrebbero dare fastidio, ad esempio un'altra è la piccica vestiti, questa qui è la chiappa vesti. La chiappa vesti ad esempio è una che è una regina nella raccogliere rugiada, ma consuma pochissima acqua, ok? Non l'accumula, la mette nel terreno. Quindi diciamo che a primavera... Dimmi. Dico tra l'altro pulisce il sistema linfatico la chiappa vesti. Ah, vedi? Ah, interessante. Passeremo un po' sopra le piante selvatiche o spontanee, perché di un spontanee ci raccontano quello che ha bisogno, ok? Tutti ce l'hanno con la gramigna, poverina, ma la gramigna sta facendo il lavoro e per fortuna che c'è la gramigna, perché sta proteggendo la terra e mantenendola, perché noi non stiamo sostituendola con delle piante che fanno lo stesso lavoro. Quindi noi sostituiamo la gramigna, piglia e se ne va, perché non ha più bisogno. Le piante spontanee vengono per fare un lavoro ben preciso, che la terra, di cui la terra ha bisogno. Siamo noi a non capirlo questo. E quindi noi creiamo la competizione, perché in quel momento lì non sappiamo come interagire, no? È come mettere dei topi in una gabbietta piccola, è ovvio che competono, ma se in una gabbietta piccola
È ovvio che si ammassano tra di loro, ma se noi ai topi gli diamo lo spazio giusto, anzi cooperano, quindi è solo un fatto di nicchia, di spazio, no? Nicchia vuol dire un termine di ecologia abbastanza preciso, che vuol dire non solo lo spazio ma anche l'energia, ok, di cui ha bisogno un organismo, ok? Quindi se la nicchia è giusta per quell'organismo lì, quell'organismo lì sta cooperando con tutti gli altri. È ovvio che se la sua nicchia si riduce, inizia a competere, ok? Quindi no, gli alberi da frutta, se tu li metti con delle piante che crescono veloci, che non hanno bisogno di troppa acqua, che sono anche loro capaci di raccogliere, e non competono più. Certo, se li metti sotto dei pomodori, delle lettuche, delle altre piante del genere, è ovvio che è così. Quindi devi trovare delle piante che più che altro raccolgono ma non accumulano acqua. Queste sono quelle che ci interessano. E soprattutto che hanno tanta superficie fogliare e tanta radice, per cui loro prendono l'acqua e la rimettono sotto, e poi sotto ovviamente per... La borragine va benissimo, ne consuma molto poca di acqua. Sì, sì, la borragine va benissimo, ci sono tante che vanno bene. Quindi se noi abbiamo il prato alto, che è la steppa se vogliamo, no? Come sistema naturale, e la steppa, scusate, la non la steppa ma un altro ecosistema, comunque se noi abbiamo il prato alto, a questo punto cosa succede di notte? L'umidità cala, viene intrappolata da tutta questa superficie fogliare e quindi mi penetra nella terra. Non solo, ma il prato alto mi protegge un minimo la terra dal surriscaldamento, ok? E terzo, quando l'acqua e la rugiada cala sotto, mi protegge dall'evaporazione. Ok? Quindi fa di tanti lavori diversi. Scusa, ma quando è secco? Noi ci abbiamo l'obbligo di farlo. Sì, è quello che devi fare, perché ad esempio quello che io faccio nei sistemi che ho con l'incendio, cosa faccio? Faccio dei camminamenti che a volte sono larghi così, ok? Lasciando però a macchia di leopardo delle zone completamente selvatiche o completamente compattate. Se ho degli alberi da frutto, quelle zone là io gli metto tantissimo. Ultimamente sto dando lupino prima di tutto perché di tutto quello che io ho piantato a sodo in questo terreno, che è un terreno vulcanico, tufaceo, con pochissima terra, tutto tufo, per cui mi drena e c'ho poca terra, per cui è veramente molto siccitoso. Gli ho messo faceglia, gli ho messo veccia, gli ho messo favino, gli ho messo lupino, gli ho messo 2000 cose. Gli unici che continuano a stare da soli rifare sui lupini, quindi sono delle masse di pacchi di lupini. Poi tra l'altro, camminando nelle vie di Londra, a un certo punto ad aprile sono finita in questo piccola food forest che stavano organizzando e c'era tutta una cosa di legno con scritto i lupins, tutto quello che fanno i lupini. Ecco, vedi, sono felice. Per cui diciamo che è una pianta usata proprio per questo tipo di cosa, costa niente e si riproduce, la mangi, no? Le fusaie a Roma. La mangi, è bella, insomma, voglio dire, ne ha più non posso. Fai le feste patronali? Eh? Fai le feste patronali da noi. Ah sì? Se lo chiedi in salamoglia. Sì, le fusaglie. Come le chiamano? Come si chiamano? Le fusaglie. Ah, le curate lupini in basso. Sì, sì, no, ma in salamoglia e a Roma si chiamano le fusaglie. Forse nella pianta del lupino c'è l'arsenio, si può andare a vedere. Forse sarebbe. Che ore sono che io non ho orologio? 1:15. Benissimo, qui siamo in dirittura. Quindi va bene lasciare l'erba secca alta. Allora, l'erba secca io lascerei. Tu devi sempre
sperimentare. Allora, tu d'estate nel tuo sistema, perché sai, l'Italia è varia, c'ha coste a est, coste a ovest, quindi coste molto più calde, coste molto più fresche, ha terre calcaree, terre argillose. Ecco, per cui voglio dire una cosa così forse va bene in certi sistemi, ma non va bene dappertutto. Quindi tu devi vedere d'estate, infila dentro la mano in questa specie di cosa che tu lasci secca e senti un attimo se rimane un minimo di umidità fino alle 8 o alle 9 di mattina. Se rimane vuol dire che il sistema sta funzionando. Comunque sia, io quello che faccio proprio dei viali che comunque sia mi fermano il fuoco, perché vogliono un metro e mezzo, perché se hai un prato così la fiamma non ti sale mai tanto, per cui già che tu hai un vialetto di un metro e mezzo te la blocca. E fai e lasci comunque delle macchie con dei cespugli un po' più grandi, che inizierai a fare ad esempio con delle piante tipo i corbezzoli, il lentisco, tutte piante delle macchie mediterranee che stanno benissimo senza acqua, no? Il carubo, eccetera, eccetera. Lasci queste macchie manterranno la temperatura bassa e lì l'acqua, forse anche se sono piccoli di pochi metri quadrati, mantengono. Ma qui più che altro la questione è legata agli uliveti. Gli uliveti e il lupino, guarda, io ho l'uliveto da 30 anni che raccolgo olive e il lupino, poi facevo anche il fago sotto i lupini. Perché il secco porta secco, quindi deve sparire tutto il secco. Vabbè, ma se sparisce tutto il secco è ancora più secco. Ciao. Dicono così o no? Il secco porta secco. Contadini. E tu prova, tu comunque prova, voglio dire, a me ne hanno detto tutti i colori, poi ho iniziato con i toscani, figurati, poi e quindi quello, quindi quell'altro, ormai ho da 20 anni il mio metodo e mi funziona benissimo, anche se passano dal mio campo mi dico. I lupini non faccio sovescio, io sono contraria al sovescio perché toglie ossigeno ai microrganismi. Sovescio vuol dire quando lo sbatti dentro, ecco. Togli ossigeno ai microrganismi, perché il momento che c'è questa parte verde sotto, ovviamente questa parte verde assorbe tutto l'ossigeno per essere metabolizzata, quindi altri sistemi mi vanno in perdita. E anche perché il sovescio in natura non c'è tantissimo, sì, un cinghialetto che ti passa un attimo, ma non è proprio, non puoi fare metri, metri, metri quadri di sovescio, perché in natura io non l'ho mai visto. Io cerco sempre. Cinghialetto ti fa un minimo di sovescio perché ti muove il terreno. Sì. Talpa comunque voglio dire è limitato, cioè, se c'è è limitato in certe zone ma non in altre. L'Istria, gente, dico il sovescio che fa con le mie patate, ho smesso di mangiare patate perché comunque la muovi la terra nell'uliveto? No, assolutamente no, io il fago lo faccio a sodo. I lupini li ormai si autoseminano. L'unica cosa che faccio in questo coso è questo, lo lascio alto fino a che arriva a ottobre, i primi di ottobre, e a questo punto lo schiaccio con i teli, cioè lo schiaccio, ormai è secco, quindi lo schiaccio e i teli li metto soprattutto questa cosa schiacciata per raccogliere. Per raccogliere. Yes, sir. Dei polloni li tagli? Sì, polloni li taglio e anche io faccio la potatura di raccolta, cioè io entro nell'ulivo e lo raccolgo a mano e lo raccolgo da dentro o dalla scala da fuori, perché i miei sono vecchia a vaso, insomma, la potatura classica. Sì. Quindi pulisco lì al centro perché devo entrare io e poi tutti i rami che non riesco a raggiungere li taglio, ma l'unica potatura che faccio è di raccolta, a febbraio io non li tocco. E mi producono tantissimo, per cui anche se passo. Un giorno passava un contadino e fa: ah, che fai a mano? Che sono il mio oliveto è nel Lazio, a Bolsena. Io sono nell'Umbria, ma che fai a mano? Che perdi tempo? E gli dico: ma tu dove stai andando che hai guadagnato tutto questo tempo? Vado a vedere la televisione. E io non c'ho la televisione, c'ho il lago, per cui me la guardo qui la televisione. Nessuna ammazzata. La mamma non mi ha picchiata e quindi io non picchio gli altri.
qui dicono che gli fa bene. Forse sono stati picchiati. Ammazzate se. Ma dove? Vabbè, chiudiamo. Io in Umbria sto vicino a Bolsena. No, vicino a Bolsena c'ho il terreno al Lazio. Io sono sulla Maremmana. In Umbra, sulla Maremmana, con gli ulivi del Lazio. Tre regioni, sono in, nella Tuscia. Allora non conosci qui a Greggio. Sappiamo che il progetto Ciclo Tuscia è nato dalla bocciatura di un progetto che si chiama Ciclo Tuscia. Ah sì? Presentato nazionale, se c'è stato il Ciclo Tuscia. Sì, Ciclo Tuscia, cosa la Roma? Eh? Ma per sapere che siamo Tuscia della presa. E gli olivi? No, i Cresciati, quanto è? Ah, che ne so io? Io dunque, cioè io questo terreno, no, questo terreno io ho comprato 6 anni fa un terreno, 8000 metri, 130 ulivi, 3 filari di vigna che guarda a sud e guarda il lago di Bolsena ed è bellissimo, l'ho pagato 10.000 euro. Ma la casetta? C'è un capanno che me lo sto rimettendo a posto. Capanno lo posso usare, anche se non è nella carta, però tutti questi piccoli terreni hanno, ciascuno ha il suo capanno per gli attrezzi, per cui me lo lasciano, è il comune che decide di lasciarlo. Insomma, poteva capitarti di andare a vedere come si può fare, pedalare comunque, una ruscia. Va bene. Domande, cose, terminiamo, sono un po' stanchino. Una rete, la rete ce l'ho già dentro qua. No, non è con villaggi, la fatica. Già sola siamo in tanti. È una casa molto frequentata, cioè io cerco di stare sola, non ho un sito internet, non ho niente, cosa succede? Arriva sempre gente, porca miseria, no, felice di aver gente. Siamo in tanti, anche se non vogliamo esserlo, ma insomma, a casa mia, siamo in 7-8. Io non voglio l'ecovillaggio e più non lo voglio più di me. No, io da 20 anni che non lo voglio. Quando iniziato a parlare di ecovillaggio, no, io non lo voglio, eppure. 7-8. Sì. Ah. Sì, però. In un capanno di attrezzi. No, questo è l'oliveto. Questo è l'oliveto. La casa sta in Umbria. In Umbria. E poi c'è il casale. Io sto nella Pocilaia, nell'ovile, invece il casale ormai ci sta. Un'amica Alice e un'altra amica Tascina. E quanto costano le casali? Assai. Io l'ho presi 30 anni fa, costò 15. No, 30 anni fa lo te lo dico io in Umbria. Ma anche bene, anche 15. Io. Tipo quello che terreno, solo c'è un casale da 500 metri quadrati o non c'era la casa. Stessa cosa? No, ma infatti io ho comprato le querce, io ho comprato 2 querce di 150 anni. Tutto quello che c'era sotto non, per me non aveva nessuna importanza. Infatti il terreno è tutto sasse, come le chiamano là. Ah, le querce. Madonna, le querce meravigliose. Eh sì, io mi sono innamorata di 2 querce che sono delle madri, delle maestre. Che scherzo. Vabbè. Vamo a mangiare, vamo a comere. Grazie mille. 3:30? 4.